Ok, direi che possiamo cominciare. Come vi dicevo, benvenuti a questa prima sessione di webinar organizzati da Ocrim. L'argomento del giorno sarà il Modular Meal Concept, presentato dal nostro relatore Marco Galli, responsabile del Dipartimento Tecnologie di Processo di Ocrim. Io invece sono Anna Buffa, sono una food entertainer e sarò la relatrice di questi webinar, sia quelli che ci sono stati nei giorni precedenti, sia di quelli che ci saranno in seguito. Lavoro nell'ambito della comunicazione del food da ormai 15 anni praticamente e vi accompagnerò, sarò la moderatrice appunto nel corso di questi appuntamenti. Parliamo adesso del webinar, in cosa consiste? La durata, sarà di un'ora circa, anzi un'ora precisa, e potrete, effettuare delle domande e ricevere delle risposte. Effettuatele in qualunque momento, le potete scrivere. Io a metà della prima parte della presentazione le porrò al nostro relatore e alla fine della presentazione ci sarà la seconda parte dedicata alle domande. Qualora le domande dovessero essere particolarmente lunghe o articolate, non vi preoccupate, troveranno il modo di rispondervi subito dopo la presentazione del webinar. Se invece volete scrivere voi delle domande più articolate, scrivete pure a conferenceroom@ocrim.com. Adesso passiamo a presentare il nostro relatore. Marco Galli lavora in Ocrim dal 1983, dove ha cominciato come apprendista mugnaio nell'ufficio tecnologico. Nei primi anni 90 è diventato responsabile tecnologico del più grande complesso molitorio in Indonesia, la Bogasari Flour Mills, e nel 2006 è diventato preside della scuola di tecnologia molitoria di Ocrim. Marco Galli è conosciuto per i numerosi brevetti che portano portano il suo nome e per la continua ricerca appunto nell'ambito molitorio e adesso sta seguendo la progettazione tecnologica del nuovo polo di macinazione che sorgerà a Cremona, il Milling Hub. Sono lieta di presentarvi Marco Galli. Buongiorno Marco. Di nuovo, grazie Anna, grazie dell'introduzione. Buongiorno di nuovo a tutti e benvenuti a questo webinar. Come è stato introdotto da Anna, oggi mi piacerebbe parlarvi del Modular Meal Concept, o detto in italiano il concetto del mulino modulare, e con esso spiegare alcune anche delle caratteristiche che questo impianto o che questa tecnologia ha e l'impatto che questa tecnologia ha nel quotidiano, nella gestione degli impianti. E quindi spero che la prossima ora possa essere sia interessante, ma anche piacevole. Iniziando con la presentazione, diciamo così. Prima di entrare nel dettaglio di quello che è il Modular Meal Concept, è importante capire quelle che sono le tendenze di mercato, perché le tendenze di mercato sono quelle che ci hanno portato ad identificare questa soluzione. E le nostre analisi e conseguenti valutazioni si evidenzia che sempre più chiaramente che a livello mondiale gli impianti di alta potenzialità sono quelli più richiesti per tutta una serie di motivi che adesso andremo ad analizzare. Uno dei motivi principali, comunque, che c'è dietro questa scelta è sicuramente la riduzione dei costi generali di esercizio. Quando si parla costi generali di esercizio, intendiamo manodopera, consumo energetico, manutenzione, il tutto con un occhio di riguardo nell'aumento della produttività o della produzione. E questi sono solo alcuni degli aspetti che oggi guidano, diciamo così, questa tendenza. Entrando un po' più nel dettaglio, e analizzando quello che potrebbe essere l'ipotesi di una riduzione di costo di manodopera, è chiaramente evidenziato che il rapporto tra manodopera e capacità dell'impianto tende ad abbassarsi man mano che la potenzialità dell'impianto aumenta. In altre parole, per assurdo, impianti di grossa potenzialità hanno
lo stesso numero di personali o possono essere gestiti con un numero di persone molto simile a quelli che servono per gestire un impianto di bassa capacità. E questo è uno dei motivi per i quali gli impianti tendono ad essere sempre con una capacità maggiore. Immaginiamoci che il costo medio del personale all'interno dei costi generali di un impianto, escludendo la materia prima, si aggira tra l'8 e il 16% in funzione di dove è collocato questo impianto. Chiaramente qualsiasi riduzione che possiamo apportare a questa voce di bilancio è una riduzione che nel suo insieme può risultare importante. Il secondo fattore che mi piace approfondire un attimo è quello del risparmio relativo alla manutenzione e all'impatto che questa ha nella produzione. Consideriamo che un impianto nuovo, o meglio l'investimento fatto per costruire un nuovo molino, è un investimento piuttosto importante. Quindi nel tempo questo investimento deve essere preservato. Per poterlo preservare è importante che tutte le attività di manutenzione vengano fatte in modo corretto, ma questo sia per preservare l'impianto, ma allo stesso modo anche per garantire le performance, per garantire il livello di produzione quotidiano di questo impianto. Chiaramente, compromettendo la manutenzione, si arriva a compromettere quello che è la qualità o le performance dell'impianto stesso. Quindi è fondamentale essere in grado di combinare manutenzione o esigenze manutentive rispetto alle esigenze produttive. È altrettanto vero che però unire e combinare queste due voci o questi due aspetti non sempre è facile. Quindi è importante trovare un equilibrio che lo possa permettere. Un altro aspetto importante nell'ottica di un progetto, di un nuovo impianto, è l'economia di scala. Questo è un concetto abbastanza semplice da percepire, cioè il concetto di più è grande e tendenzialmente meno costa. E questo concetto è un concetto sempre più apprezzato da chi fa investimenti, da chi fa l'investimento anche in un molino. Per cui tutto quello che ci porta a ridurre l'investimento è importante. Un esempio su tutti: se noi dovessimo paragonare l'investimento iniziale di un 600 tonnellate rispetto a due linee da 300, vediamo che c'è una differenza tra un 15 e 20% di differenza di capex iniziale a vantaggio della linea da 600. Quindi un molino da 600 è di per sé più accattivante o più interessante rispetto alle due linee da 300. Un altro impatto è quello relativo al fatto che due linee da 300 richiedono più spazio, richiedono più infrastrutture rispetto a un molino da 600. E questo sono costi, diciamo così, indiretti che impattano il capex e che hanno anche loro un suo peso. In più, diciamo così, tra i costi o i benefici nascosti che ci possono essere, c'è anche quello relativo a un consumo energetico. È più facile ottimizzare il consumo energetico, il manpower, le persone adibite alla conduzione dell'impianto, quindi la manodopera e anche il macchinario utilizzato se si usano impianti di alta potenzialità rispetto a impianti di bassa potenzialità. Quindi ecco che questi sono altri motivi che ci spingono a ottenere o comunque a spostare la nostra attenzione verso impianti di alta potenzialità. Impianti di alta potenzialità hanno bisogno, diciamo così, di aiuto perché possano essere gestiti al meglio. Quindi, per aiuto o per essere gestiti al meglio, cosa intendiamo? Intendiamo principalmente impianti affidabili
che non abbiano sbilanciamenti di qualitativi o meno. Ed oggi, grazie alle tecnologie che ci sono, questo è possibile. Quindi, se prima fare un impianto di potenzialità alta era un po' un dubbio perché non sono in grado di gestirlo, ci sono complicazioni, ecco, oggi utilizzando le tecnologie che ci sono è una cosa possibile. E questo è appunto possibile tramite la combinazione di automazione, digitalizzazione e Internet of Things. Prendiamo l'esempio classico di un cambio di produzione. L'automazione aiuta il mugnaio a ridurre i tempi di tutte le azioni che questo deve fare, ma non solo, lo aiuta anche a far sì che tutti i cambi avvengano senza la possibilità di errori umani, che è una situazione purtroppo, non voglio dire comune, ma che succede. La digitalizzazione invece interviene quando si vogliono utilizzare tutta una serie di dati di riferimento. Posso pensare, o comunque ci si può pensare, a non lo so, al sistema Eresa, ai dati che servono o ai dati che ci sono per indicare quando i parametri sono conformi secondo la nuova produzione. Anche l'Internet of Things entra nel momento in cui mettiamo in rete tutta una serie di apparecchiature, tutta una serie di macchine che ricevono e comunicano dati. Quindi la tecnologia di Internet of Things, che è appunto la tecnologia che permette di legare in un'unica rete tutta una serie di apparecchiature e tutta una serie di sensori. Noi abbiamo parlato di, come si dice, di logica che unisce. Nello specifico ci troviamo come esempio i laminatoi, ma anche un sistema di controllo online di tutta una serie di parametri, come possono essere la miscela dei grani su base proteica, così come la qualità dei prodotti finiti. Questa, per vostra informazione, è la tecnologia che noi già oggi stiamo usando in una installazione composta da 3 molini da 1200 tonnellate cada uno, che usa questa tecnologia. E chiaramente molini di alta potenzialità hanno anche dei limiti che sono dovute principalmente alla gestione delle fermate, cioè quando io fermo un impianto da 1000 tonnellate, da 600 tonnellate, chiaramente fermo una portata, fermo una produzione importante, però è una fermata che necessita di essere fatta perché la manutenzione per esempio va fatta. Quindi in quest'ottica sì, la fermata è necessaria, ma comunque è sempre un impatto negativo nella produzione. E questa manutenzione la devo fare perché devo pulire i burattini, devo poter cambiare i rulli macinanti, devo poter cambiare le maniche filtranti. E queste sono azioni che purtroppo devo fare solo ed esclusivamente con molino fermo. E come dicevamo prima, tutte le volte che fermo un impianto ho perdita di produzione, ma ho anche perdita di opportunità di produrre di più a costi più bassi, opportunità di ottimizzare i tempi, opportunità di ottimizzare la manodopera e anche quella di cercare nuovi mercati. Quindi tutto questo ha un impatto negativo su quello che è il processo e quindi sul bilancio economico del mio impianto, quindi riducendo in fondo la competitività che io posso avere, che l'impianto può avere sul mercato. Ecco, in breve, queste sono i pro e i contro dell'avere un impianto di alta potenzialità. Considerando tutto questo, ecco che Ocrim è entrata in questo concetto dicendo: ok, come posso salvaguardare i benefici di un molino grande, di un molino ad alta potenzialità, limitando al minimo i limiti che un molino ad alta potenzialità ha. Ecco che da qui nasce il concetto sviluppato con il Modular Mill Concept,
che tradotto in italiano è il concetto del molino modulare. Quindi questo, in parole molto semplici, consente di abbinare i benefici della grossa linea limitando o riducendo tantissimo quelli che sono i compromessi di una linea ad alta potenzialità. Per poter spiegare questo concetto dobbiamo partire prima di andare nel dettaglio di questo concetto, dobbiamo prima di tutto spiegare che cosa non è il modular mill concept, perché solo così potremo capire ed apprezzare quelli che sono i benefici che il modular mill concept propone e porta con sé. Quindi iniziamo col dire che cosa non è il modular mill concept. Per prima cosa stiamo dicendo che non stiamo parlando di due linee. In pratica non stiamo parlando di due linee da 300 che formano una linea da 600 tonnellate. Non è questo. Non è neanche due linee da 300 tonnellate, per fare un esempio banale, con la linea di pulitura in comune. Non stiamo parlando di questo. Non sono due linee separate con la raccolta dei prodotti finiti unica. Non stiamo parlando di questo. Lo scopo del molino del modular mill concept non è quello di ridurre qualche compressore o qualche coclea di raccolta prodotti finiti. Inoltre, il modular mill concept non è la tecnologia che consente di macinare all'interno dello stesso impianto due grani differenti. Non stiamo parlando di questo. E non è neanche la tecnologia che consente di lavorare a bassa potenzialità. Cioè, questo è un molino da 600 tonnellate che, per ottenere tutti i suoi benefici, deve lavorare 600 tonnellate. Per concludere, il modular mill concept non è un concetto di due sezioni in qualche modo unite insieme, ma è una tecnologia innovativa che cambia l'approccio verso gli impianti ad unica sezione ad alta capacità. Quindi, avendo detto quello che non è il modular mill concept, vediamo adesso che cos'è il modular mill concept. In pratica, il modular mill concept è un'unica sezione divisa in tre blocchi che lavorano in sinergia l'uno con l'altro. Di questi tre blocchi noi ne avremmo due totalmente indipendenti tra di loro ed uno comune. Quindi il molino configurato in questo modo consente di fermare alternativamente uno dei due blocchi indipendenti senza compromettere niente negli altri due blocchi che continuano a funzionare ad una potenzialità ridotta che in questo caso è pari al 50%. Quindi, in modo molto semplice, ho tre blocchi, posso fermarne uno, gli altri due continuano a lavorare e perdo o guadagno il 50% di produzione. Perché il paragone è verso un impianto tradizionale dove io ho tutto o niente. Quindi è importante questo concetto. Paragoniamo sempre 100% funzionante a zero oppure 100% funzionante rispetto a 50% funzionante. Questo è l'impatto del modular mill concept. Cerchiamo adesso di vedere questo concetto ipotizzando, paragonandolo a una trasmissione, dove io ho il giallo, il gruppo 1 di macchine, il gruppo 1 indipendente, il gruppo 2 indipendente e il gruppo comune in rosso. Se per esempio decido di fermare il gruppo blu, il gruppo giallo e il gruppo rosso continuano a funzionare garantendo una potenzialità del 50%. Chiaramente se passo alla fermata della ruota rossa, ecco, in questo caso io ho la fermata di tutto l'impianto. Quindi io ho due opzioni che mi consentono comunque di lavorare al 50% della produzione e una terza opzione che si paragona esattamente a quella che è la tecnologia, alla tecnologia attuale.
Quindi da qui iniziamo a capire quello che è quelli che sono i vantaggi del modular meal concept. Quindi l'aspetto principale del modular meal concept è quello di avere una parte di impianto che mi garantisce un 50% della potenzialità di quello ottimale, mentre l'altra parte di impianto è ferma e può essere oggetto di manutenzione, ad esempio. È importante sottolineare che tutte le sequenze che governano questa gestione sono tutte sequenze automatiche, quindi tutto il sistema è totalmente automatizzato, dove il personale non deve fare assolutamente niente se non essere presente nell'impianto per intervenire durante la fase di manutenzione, per approfittarne di questa fermata. E quindi diciamo così che già questo è un altro beneficio indiretto che abbiamo, in quanto l'operatore, anche durante la gestione di queste fermate, può essere impiegato in altre attività che non quella della supervisione, del molino. E nella slide adesso che vediamo indicativamente come le macchine vengono distribuite all'interno di ogni singolo gruppo. E lo distinguiamo per colore, in modo tale che effettivamente sia immediatamente visibile quelle che sono le macchine rispetto ai gruppi di appartenenza. E quindi abbiamo il gruppo 1 che raccoglie le macchine presenti, è il primo gruppo indipendente, il gruppo blu che è il secondo gruppo indipendente e il gruppo comune, quello identificato col gruppo rosso. Una considerazione, noi qui in questo disegno, che è un piano di montaggio di un impianto realizzato, vediamo le macchine principali. Consideriamo che queste macchine che noi stiamo vedendo sono quelle macchine che per un qualsiasi motivo, quando si fermano tutto l'impianto. Quindi nel nostro concetto di modular meal concept, noi interveniamo su quelle macchine che fermano totalmente l'impianto, che sono le macchine alla fine che hanno un impatto maggiore, ma all'interno dei gruppi, gruppo 1 e gruppo 2, in funzione di capacità, eccetera, possono essere inserite anche le semolatrici, le finitrici da crusca, l'aspirazione, eccetera. Quindi ciascun impianto dopo va analizzato nel dettaglio per una ulteriore suddivisione di macchine in gruppo, nei gruppi. Addirittura può essere inserito in questo contesto anche i quadri motori, dove inserendo i quadri motori anche la manutenzione dei quadri potrà essere o potrà beneficiare del concetto della modularità. Quindi diciamo così che di default noi abbiamo laminatoi, plansister e filtri. A queste macchine se ne possono aggiungere altre in funzione della complessità dell'impianto e del numero di macchine che ci sono. Come dicevo, questo è un esempio di un impianto da 650 tonnellate che abbiamo realizzato 2 anni fa e che funziona con questo concetto. Quindi, entrando un po' più nel dettaglio, abbiamo visto che i gruppi 1 e 2, cioè quindi il gruppo giallo e il gruppo blu, possono fermarsi in qualsiasi momento pur garantendo una produzione dell'impianto al 50%. Questa è la caratteristica principale del modular meal concept. Chiaramente, quando fermo il gruppo rosso, si ferma tutto. E come avviene tradizionalmente oggi per un qualsiasi problema. E infatti qui è l'altro beneficio, cioè noi stiamo parlando di manutenzione, però questo concetto si applica anche per le fermate indipendentemente dalla manutenzione. Una termica, un ingolfamento, eccetera, ecco, non interviene per il 100% della fermata, ma interviene solo per una parte della fermata.
Questo introduce un altro concetto. Se il mio scopo è quello di ridurre al minimo le fermate, anche il gruppo rosso, che è quello che mi obbliga a fermare tutto l'impianto, deve essere il meno impattante possibile. E perché questo sia il meno impattante possibile, ecco che dobbiamo ridurre le macchine che appartengono al gruppo rosso. Quindi tutte le macchine, nello sviluppo del diagramma, lo vediamo e lo vedremo bene dopo, il numero di macchine appartenenti al gruppo comune, al gruppo rosso, deve essere il minore possibile. E questo per impattare il meno possibile sia nelle fermate dovute alla macinazione, sia nelle fermate dovute alle fermate, diciamo così, non unexpected, quelle che non sono programmabili. Quindi, ritornando, possiamo dire il modular mill ha come scopo quello di ridurre le fermate, ma di produrre anche durante la fermata. Facciamo un esempio, prendiamo ad esempio un molino di potenzialità grosse, prendiamo ad esempio il molino che noi abbiamo visto indicato nel layout. Oggi la fermata di un molino qualsiasi prevede, per esempio nei plant sister, la fermata di tutti i plant sister, però con le persone disponibili, la possibilità di intervenire in un numero molto limitato di plant sister. Questo cosa porta? Che io ho 6 plant sister fermi, tutto il molino fermo, ma sto lavorando su 2 plant sister, nel migliore dei casi. Se noi paragoniamo questa situazione al nostro impianto, alla nostra tecnologia, noi avremmo 2 plant sister fermi e le persone che stanno lavorando in 2 plant sister, mentre gli altri 4 plant sister mi stanno producendo. Se io volessi fare una soluzione che mi facilita o comunque che estende la manutenzione su più macchine, devo aumentare il numero delle persone, quindi devo aumentare il costo, quindi un impatto negativo sul mio costo generale di gestione. Ecco spiegato uno dei benefici che noi oggi abbiamo utilizzando il modular mill concept. E ripeto, noi stiamo parlando di manutenzione, ma se succede qualche cosa di inaspettato in una macchina, quindi che devo fare una manutenzione straordinaria o anche solo una fermata perché si è intasata una linea, perché un sensore non ha funzionato, ecco, in questo caso io non vado a bloccare tutta la produzione, ma vado a bloccare solo una parte di produzione. Ricordiamoci che tutte le volte che io blocco la produzione, io sto consumando e sto aumentando i miei costi di gestione, perché io ho i costi, per dire, energetici che continuano a salire, mentre producendo almeno una parte, ecco che riesco quantomeno a mitigare questo costo. Ecco il perché della tecnologia, diciamo così, riuscendo a mantenere una certa quantità, una certa produzione, riusciamo a ridurre o a gestire al meglio anche i costi. Questa tecnologia porta a un nuovo approccio, l'abbiamo visto negli impianti che la utilizzano, a un nuovo approccio, a una nuova organizzazione, una nuova pianificazione della manutenzione. Questo perché? Perché la manutenzione può essere fatta sulla base delle reali necessità, non dovendo fermare tutto l'impianto. Gli operatori a questo punto non devono rincorrere 1000 punti su cui intervenire, ma intervengono semplicemente su quelle macchine che si sono fermate, avendo a disposizione il giusto tempo e i giusti modi per poter fare la manutenzione secondo quelle che sono le pratiche corrette. Cioè non c'è la corsa a far presto perché dobbiamo produrre. Ecco, questo con la modularità
c'è una pressione minore da questo punto di vista. Inoltre la manodopera può essere ridotta. Ma perché può essere ridotta? Perché io concentro le persone che ci sono in poche attività che vengono sviluppate in quel momento. Ma perché? Perché ho una parte di impianto che comunque sta producendo. E questo vale per tutto, vale per la manutenzione, ma vale anche per le fermate impreviste che godono comunque di questa tecnologia. Come avete potuto capire fino adesso, questa è una tecnologia che trova la sua migliore applicazione in impianti di una certa dimensione. Dimensione che noi abbiamo visto come balancing è intorno alle 500 tonnellate. Questo non vuol dire che non possa essere applicata ad impianti di minor portata, ma comunque sono impianti, diciamo così, impianti più piccoli necessitano una valutazione più attenta dell'impatto della modularità rispetto al generale. Dopo questa, diciamo così, prima parte di presentazione, lascerei la parola a Anna per vedere se ci sono delle domande, così da poter, diciamo così, iniziare ad aprire un confronto anche con i colleghi che ci stanno sentendo. Sì, Marco, grazie. Allora, una domanda intanto semplicissima, apparentemente, però. Da dove viene questa idea? Allora, l'idea nasce dagli impianti che abbiamo fatto in Indonesia. Cioè, è sempre importante dare una risposta a una domanda di un cliente. Cioè, Ocrim ha sempre lavorato seguendo questa linea. Noi non cerchiamo di dare delle soluzioni standard. In Indonesia noi abbiamo impianti da 1000, 1200, 1500 tonnellate al giorno e chiaramente la competizione è arrivata anche in Indonesia e loro dicono: per noi fermare un impianto da 1500, da 1200 tonnellate è un passo importante, quindi certe volte compromettiamo la qualità o la manutenzione perché fermare in certi momenti un impianto da 1500 tonnellate ci pone dei problemi. Ecco da dove è nata la domanda e da dove è nata la risposta. Quindi, congiuntamente in Indonesia, che poi è dove abbiamo fatto questi tre impianti da 1200 tonnellate, abbiamo detto, ok, cosa possiamo fare per evitare questo problema della fermata totale degli impianti? E, diciamo così, abbiamo trovato questa soluzione, che loro non solo hanno apprezzato, ma ci hanno chiesto di retrofittare, quindi vedremo dopo alcune indicazioni in merito. Mm-hmm. Ok, un'altra domanda è, se è una tecnologia già testata, e se sì, quanti impianti molitori nel mondo utilizzano questa tecnologia? Allora, la tecnologia è già testata perché noi adesso la stiamo presentando a livello mondiale, però questa è una tecnologia che già stiamo utilizzando, l'esempio dell'Indonesia è uno, però abbiamo gli impianti in Indonesia e abbiamo altri impianti in Asia che stanno beneficiando di questa tecnologia, quindi è una tecnologia che esiste già, che è già, diciamo così, come dicono gli inglesi, è una proven technology, perché non è un qualcosa che abbiamo noi oggi sulla carta, è un qualcosa che è stato sviluppato sulla carta ed applicato realmente sugli impianti. Ok, poi direi di fare soltanto l'ultima domanda, perché così poi andiamo avanti, se no rischiamo di non starci nei tempi. Per quanto concerne la digitalizzazione, quali sono le competenze che deve avere l'operatore per gestire un impianto molitorio di questo tipo? Allora, sul concetto della digitalizzazione, ribalterei la domanda, perché lo scopo della digitalizzazione, quando parliamo di digitalizzazione intendiamo tutto quello che si è detto, cioè automazione, Internet of Things e la gestione dei dati, per noi è importante che è dare un supporto all'operatore. Cioè l'automazione non ha come scopo quello di limitare
l'operatore, ma è quello di coadiuvare l'operatore nelle sue quotidiane azioni. Vedremo dopo, perché lo analizzeremo questo punto, cioè il nostro scopo è, con la gestione delle informazioni generali, arrivare a quello di supportare l'operatore nel prendere alcune decisioni. Nessuno vuole essere chiamato alle 3 del mattino, svegliato, e perché l'operatore non sa cosa fare di fronte a una soluzione, a una situazione. Ecco, il concetto che noi nascondiamo o applichiamo dietro una digitalizzazione e in questo tipo di impianto è appunto il supporto all'operatore perché prenda decisioni conformi a quelli che sono i piani di produzione, a tutto quello che è, senza dover scalare la gerarchia. Ecco, questo è in parole molto semplici il concetto. Chiarissimo. Direi, Marco, di andare avanti e le altre domande le lasciamo in coda per dopo. Ok, allora se ci riallineiamo un attimo con le slide, aspetto solo un secondo che, esatto, quella successiva, perfetto. Allora, e qui entriamo, cioè proprio è una continuazione rispetto all'ultima domanda ed è un aspetto che per me è importante sottolineare, che è quello dell'industria 4.0, di cui molti parlano e dove l'ho sentita in differenti, passatemi il termine, in differenti salse, però alla fine concettualmente l'ho vista applicare in modo molto, molto, molto scarso. Quindi alcuni esempi di quello che è effettivamente l'industria 4.0 e di come noi l'applichiamo. Nel nostro caso è un molino dove l'operatore deve semplicemente controllare il processo produttivo, indipendentemente da dove si trova, attraverso gli smart devices, telefono, iPad o qualsiasi altra cosa di questo genere. I molini che sono in grado di rispondere a determinati eventi in modo autonomo, senza bisogno dell'intervento dell'operatore. Molini in cui è possibile fermare parte dell'impianto mentre altre parti stanno andando e continuano a produrre. Se a questo aggiungiamo la raccolta e l'utilizzo dei dati in real time, per fare che cosa? Per consentire altre azioni, oppure per la raccolta dei dati come rese, come quantità, come analisi della qualità dei prodotti finiti, controllo delle scorte, i piani di produzione, anche le informazioni relative allo stesso stato delle macchine. Ecco, secondo noi questi sono esempi tangibili di quello che è un'industria 4.0, che è la parte finale, perché è un insieme di altri passaggi. Ora, sicuramente voi vi starete chiedendo, ma come faccio io a fermarmi una parte di impianto e lasciare l'altra parte funzionante? Ecco, poter applicare il concetto della modularità richiede l'insieme di 4 item, di 4 voci, tutte importanti, che sono il diagramma, il layout, la digitalizzazione e l'equipment, il macchinario utilizzato. Se noi iniziamo dal diagramma, il diagramma ha come inizio di concetto avere la possibilità di caricare le due linee indipendenti, quindi quella gialla e quella blu, per ritornare al concetto iniziale, attraverso due bilanci indipendenti. Questo perché in qualsiasi momento io posso sospendere la portata, posso sospendere l'alimentazione di una delle due linee senza dover impattare l'altra. Ma il diagramma porta con sé anche il bilancio dei carichi, che hanno un impatto sulla qualità dei prodotti. Quindi il diagramma deve essere studiato in modo tale che i carichi all'interno delle singole sezioni blu e gialla siano totalmente autonomi tra di loro. Per cui se io fermo la sezione gialla non ho nessun impatto sui carichi della sezione
blu e viceversa, e chiaramente all'interno delle singole sezioni devo essere sicuro di aver bilanciato tutti i carichi. Inoltre, una delle sfide che c'è nello sviluppare questo diagramma è che il gruppo 3 abbia il minor numero di macchine possibili. Questo per evitare un impatto negativo sulla fermata dell'impianto. Ricordiamoci che noi vogliamo ottenere tutti i benefici, quindi manutenzione, qualità prodotti e diciamo così, riduzione dei costi di una grande linea senza avere i problemi della grande linea. Chiaramente va di per sé che per avere un diagramma ben fatto, cioè posso avere un diagramma ben fatto, ma per poterlo realizzare devo avere il layout. Quindi il layout mi deve garantire il carico dei laminatoi, garantire il carico dei plant sister, garantire la qualità dei prodotti, come ipotizzato nei diagrammi. E per questo il layout deve identificare la corretta posizione dei laminatoi, la corretta posizione dei plant sister rispetto ai laminatoi. Il layout deve anche consentirmi la divisione dell'impianto pneumatico in accordo ai tre gruppi. Quindi io avrò tre impianti pneumatici, ognuno per il proprio gruppo, e chiaramente all'interno di quest'ottica il layout deve essere il più lineare possibile, perché nessuno, specialmente in Italia, vuole un impianto fatto male semplicemente perché io debba guadagnare qualche ora di recuperare qualche ora di fermo impianto. Quindi immaginatevi, mettere tutto questo insieme vuol dire mettere seduti in una stanza mugnai, progettisti, ingegneri che alla fine bilancino tutte queste esigenze per ottenere il risultato migliore. Ritorniamo al discorso della digitalizzazione. Secondo me, senza voler sminuire niente, tra tutte queste voci di cui stiamo parlando, la digitalizzazione è la più importante, perché il diagramma è fine a se stesso una volta, il layout lo stesso, la digitalizzazione c'è tutti i giorni. Quindi vi faccio un esempio. Avere il molino che lavora al 50% porta ad avere la digitalizzazione che porta ad avere un sistema che deve garantire sempre la qualità dei prodotti finiti al 100 o al 50% di portata, che supporta gli operatori nella gestione e nella presa delle decisioni. Deve garantire la qualità, o meglio, deve garantire l'environment, deve garantire l'ambiente di lavoro quando io sto lavorando al 100% e al 50%. La manutenzione prevede il 50% di macchine funzionanti, una parte di macchine funzionanti, una parte di macchine ferme. Ecco perché è importante garantire che nessuno si faccia male. Il tutto questo chiaramente va totalmente integrato con uno scambio di dati e con le apparecchiature, con una caratterizzazione di come queste apparecchiature sono fatte. Quindi ecco l'integrazione tra macchina e il cosiddetto Internet of Things. Se noi prendiamo ad esempio le apparecchiature, prendiamo un laminatoio, il laminatoio dà una serie di informazioni che noi per poterle utilizzare abbiamo bisogno di gestire. E faccio due esempi per tutte. Il laminatoio dice quanti ampere sta consumando. Questo, se analizzato correttamente, è un dato importante per capire se devo regolarlo, se non devo regolarlo. Messo all'insieme di questo concetto, può chiamare l'attenzione dell'operatore e dirgli: è il momento, vai a vedere il laminatoio del C1 perché probabilmente c'è qualcosa che non va. Ecco cosa intendiamo noi con Internet of Things, cioè la raccolta di tutti i dati collegati insieme che servono all'operatore per avere delle indicazioni su quello che sta funzionando o meno.
oppure quello che necessita di una nuova parametrizzazione. Quindi concetti tecnologici nuovi portano a macchine che debbano essere adattate a questi concetti e quindi sono macchine concettualmente innovative che permettono di essere combinate con questo. E un altro aspetto molto breve è quello della riduzione dei tempi di avviamento e startup. Essendo questo un molino che può essere montato in fasi, viene da sé che io posso montare alcune parti di impianto prima, avviarle, iniziare a produrre e completare le altre parti di impianto. Noi abbiamo visto che dove abbiamo applicato questo, abbiamo ottenuto, rispetto a un time frame, rispetto a uno schedule tradizionale, una riduzione del 20-30%. Questi sono benefici che noi non, diciamo così, sono difficili da quantificare, però sono benefici che noi abbiamo utilizzando il modular mill concept. Sono lì, ci sono incontestabili. Un altro aspetto, è la tecnologia modulare applicabile al molino, a un molino esistente? In linea teorica sì, però bisogna vedere tanti aspetti, cioè quindi bisogna analizzare come è fatto questo molino e capire se ci sono i margini per poterlo applicare, i margini a livello di macchine, a livello di diagramma, a livello di layout, a livello di, diciamo così, generale. Ecco perché, per dare una risposta corretta, uno dice sì, salvo verifica. Quindi diciamo così che non ci sono preclusioni, bisogna sedersi a un tavolo, verificare le disponibilità e sulla base di verificare le possibilità di questo impianto e sulla base di questo decidere quali e quante sono le modifiche da fare e da lì fare un sunto per vedere se conviene l'applicabilità o meno. Ci stiamo avviando alla conclusione. La conclusione porta chiaramente a quantificare quelli che sono i benefici relativi alla modular mill concept. E in questa tabella noi abbiamo riassunto, diciamo così, un paragone tra un molino standard e un molino che applica la tecnologia modular mill concept nella manutenzione dei tre gruppi principali di macchine: laminatoi, plant system e filtri. Sono quelle macchine che per fare la manutenzione in sicurezza devo fermare. Poi abbiamo aggiunto anche alcune varie ed eventuali, perché purtroppo in un molino alcune volte ci sono sempre le fermate. Qui voi vedete i dati, la differenza dei dati tra un molino standard e un molino che applica la modular mill technology. Quello che voi vedete sono le ore di fermo impianto in ogni caso. Senza entrare nella discussione, sono tante, sono poche, eccetera. Questi sono i dati che noi abbiamo raccolto in un molino da 650 tonnellate nell'arco di 18 mesi. E quindi questi sono i dati. Quello che secondo me alla fine è importante è l'ultima riga e è quel 42%. In pratica la differenza tra uno standard mill e un molino che usa la tecnologia del modular mill concept risparmia il 42% di fermate di impianto per la manutenzione e per le fermate accidentali. Il 42% in questa realtà con un molino da 650 tonnellate sono circa 10 giorni di lavorazione. Ok? Se noi adesso andiamo a porre dei numeri reali di fianco a questi 10 giorni, noi abbiamo che il molino è in grado di produrre circa 6.500 tonnellate in più all'anno, che tradotte a una resa del 77% sono circa 5.000 tonnellate all'anno. 5.000 tonnellate all'anno sono parenti di 1.800.000 euro all'anno, considerando il costo della farina, il prezzo della farina di 350 euro. Tutto questo porta a circa un utile lordo mal contato di 270.000 euro all'anno.
Chiaramente questi numeri presentati in Italia hanno una valenza, presentati in Indonesia hanno un'altra valenza, presentati negli Stati Uniti hanno un valore differente. Resta il fatto che rimane comunque sempre il beneficio del delta tra una situazione e l'altra. In pratica, concludendo, noi possiamo dire che questi numeri sono numeri assolutamente conservativi. Sono conservativi perché il delta nella manutenzione con l'andare degli anni tenderà ad aumentare perché gli impianti invecchiano, quindi la manutenzione si fa più frequente e tutte le volte che io faccio manutenzione miglioro l'impatto relativo al modular mill concept. Poi l'ipotesi di costo economico l'abbiamo fatta considerando solo il valore della farina, senza considerare i valori dei sottoprodotti. Queste indicazioni sono indicazioni che noi abbiamo e questi saving, questi benefici, ce li avremo per tutta la durata dell'impianto. Quindi se l'impianto dura 30 anni, io tutti gli anni sommerò queste cifre. Quindi ecco perché siamo convinti che questa tecnologia ha un impatto importante sul quotidiano dei molini ed un e qui noi stiamo parlando di un impatto facilmente quantificabile. Immaginiamo anche ad altri impatti che non sono così facili da quantificare, come la riduzione del personale, come una riduzione di consumo energetico. Cioè sono impatti che a nostro modo di vedere, oltre a dare un reale, un ritorno immediato, sono anche impatti che consentono di spostare la visione dell'industria molitoria verso quelli che sono i richiami sempre più comuni di riduzione dell'energia, perché se io riesco a fare lo stesso con meno o risparmiando, mi porto verso una riduzione delle emissioni, cioè mi porto verso quel rispetto ambientale che anche l'industria molitoria dovrà adeguarsi. Ecco, io con questo ho finito, so di aver, diciamo così, sfruttato tutto il tempo a disposizione, ma credo che ci sia il tempo per un paio di domande ce l'abbiamo, sì. Esatto, allora, quindi Anna, tocca a te adesso a chiudere sì. Il tutto. E ringrazio ancora dell'attenzione per questa chiacchierata. Ecco. Allora, ci chiedono, il concetto del modular mill concept è applicabile anche ai molini con la tecnologia a grano duro? Se sì, quali sono le principali differenze rispetto alla tecnologia di grano tenero? Allora, oggi la proven technology, diciamo così, la tecnologia che noi abbiamo nel molino di cui noi stiamo parlando è concentrata sul grano tenero. Stiamo lavorando per la tecnologia del grano duro, ma nel grano duro ci sono più vincoli e quindi stiamo lavorando sul cercare di capire come possiamo superare questi vincoli. Perché ci sono alcune problematiche. Quindi oggi no, è nostro obiettivo molto a breve lavorare anche sul grano duro per estendere questa possibilità. Ok, direi che possiamo fare un'ultima domanda. Qual è la differenza sull'investimento iniziale tra un impianto molitorio standard e un impianto molitorio che utilizza MMC? Allora, a parità di tutte le condizioni, do un numero. Mi stupirei se la differenza di investimento sia superiore all'1%. Chiaramente questo numero può variare in funzione della tipologia di impianto e della complessità dell'impianto. Noi durante la nostra chiacchierata abbiamo visto che la tecnologia del modular mill concept può essere applicata anche ai quadri elettrici. Ecco, questo ha un impatto che può, che in alcuni casi alcuni decidono di utilizzarlo oppure no. Ecco, quando parlo di impatto intendo questo.
quanto più vogliamo espandere questo concetto del modular meal concept. Quindi, in linea di massima, direi che parliamo così, non arriviamo all'1%. Possiamo anche superarlo se ci sono delle condizioni specifiche. Questo per darvi un macro numero, ecco. Ok, abbiamo ancora 2 minuti. L'ultima, Ocrim è in grado di garantire questa tecnologia? Allora, la risposta è sì, ma perché siamo in grado di garantirla? Semplicemente perché è una tecnologia che sta già funzionando. Quindi non facciamo altro che prendere questa tecnologia e riportarla su una nuova esigenza. Cioè, in altre parole, quello che esce da questa tecnologia lo conosciamo. Conosciamo quali sono i limiti, conosciamo quali sono i benefici. Quindi sta solo nel una garanzia, sta solo nel sedersi insieme e trovare quelli che sono i punti che vogliamo essere i punti di riferimento. Chiaramente la risposta è sì, i termini devono essere trovati tra le due parti, cliente e fornitore. Benissimo, ti fanno i complimenti per la chiarezza espositiva, quindi io ringrazio Marco Galli per averci spiegato questo concetto molto importante. Invito tutti quanti a seguire i prossimi webinar e a tenersi aggiornati sulle date seguendo i nostri social. Grazie a tutti, buona giornata, ciao Marco, grazie ancora, ciao a tutti.